a Marco Girolami, che sono qui con me, e siamo stati incaricati da parte di Unioncamere Veneto di organizzare questo corso, percorso, a dir la verità, formativo, informativo, per migliorare. L'abbiamo chiamato Il turismo è cambiato, cambi anche tu, perché insomma nel 2020 qualcosa è cambiato e l'idea è quella di fornire pillole, stimoli utili per aumentare la vostra competitività nel turismo. Però poi avremo modo di parlare di questo. Io volevo solo ringraziare, devo dire la verità, Unioncamere Veneto e quindi il presidente, al quale poi passo la parola per un intervento di saluto, ma ringraziare anche Valentina Montesarchio, Maurizio De Lucchi, Irene Gasperi e Mirko Avanzo, perché in questi mesi di lavoro, come posso dire, intenso e anche, se vogliamo, anche un po' diverso dal solito, perché progettare un corso totalmente online con molte persone, perché sapevamo, eravamo convinti che questo corso avrebbe avuto poi il pienone, non è stato semplice. E devo dire che Unioncamere e le Camere di Commercio del Veneto, che ringrazio anche loro, qui con i loro funzionari presenti, da questo punto di vista hanno osato, hanno voluto osare. E quindi devo dire che per noi è stato molto bello lavorare insieme e mi auguro, oggi è solo la partenza, per cui abbiamo tempo fino al 10 dicembre anche per migliorarci. E permettetemi di fare un ringraziamento anche a Stefano Marchioro, che come sempre, io e Stefano ci conosciamo da molto tempo, tanto tempo, e che come sempre, come posso dire, è vicino a queste iniziative. Poi vi dirò anche perché qua, però intanto lascerei la parola davvero ad un intervento di saluto da parte del presidente Mario Pozza, che ringrazio. Grazie e buon pomeriggio a tutti. Mi fa piacere portare i saluti oggi perché non sono saluti così giusto perché il Presidente deve portare i saluti. Porto i saluti del Sistema Camerale Veneto, quindi a nome dei 5 Presidenti delle Camere di Commercio che ho l'onore di presiedere come Presidente di Unioncamere, un sistema economico molto importante, soprattutto quello legato al turismo. Sappiamo quanto vale il turismo nel Veneto. E dal 2016, quando le Camere di Commercio hanno competenza nella promozione turistica, direi che un salto di qualità il sistema camerale l'ha fatto. E quindi ben venga questo corso di formazione voluto dalle nostre Camere in collaborazione con la Regione Veneto e questo è motivo di sprono in questo momento. È stato detto che il Covid ci ha cambiato la vita, viene ricordato in tutte le occasioni, anche nel modo di porsi come sistema economico, come sistema camerale, nel mondo delle imprese, ovviamente, tutto è cambiato. E la tecnologia ci sta aiutando in questo momento. Pensate a voi, se il Covid fosse venuto qualche anno fa, non potremmo avere quelle strutture, quelle piattaforme che ci permettono anche, a volte di avere, un migliaio di presenze. Quindi, avanti con la tecnologia, ma vale sempre il rapporto umano. La formazione che c'è alle spalle quando si parla da uno schermo o da un telefonino, perché è fondamentale. E come dicevo, il sistema camerale è molto impegnato su questo ambito perché riteniamo strategico che il turismo venga rilanciato e tant'è vero che con la Regione Veneto abbiamo messo in cantiere l'osservatorio sul turismo, l'osservatorio regionale. Che vede il sistema camerale sempre la regione, studiare le dinamiche e quindi dare una chiave di lettura anche agli operatori economici su come lavorare, su come imperniare la loro attività. Oltre a questo, il sistema camerale nostro collabora con Unioncamere Nazionale, con l'ISNAR, con l'Istituto Nazionale per le Ricerche del Turismo e per la strutturazione dell'Osservatorio Economico del Turismo delle Camere di Commercio. Quindi un'attività direi che ci vede impegnati in più fronti, non solo su quello regionale, ma anche su quello nazionale. Perché? Perché anche le nostre camere, cito la Camera di Treviso e Belluno, cito la Camera di Verona, sono camere olimpiche, avremo degli appuntamenti importanti, il mondo punterà gli occhi su queste nostre realtà e credo che come sistema camerale dovremmo fare la nostra parte, perché essendo la Camera di Commercio
deputata a promuovere l'economia e tutto quello che può portare produzione, ricchezza, conoscenza dei territori, deve essere fatto e fatto bene. Un percorso di formazione che, come è stato detto in apertura dalla dottoressa, si fermerà, si concluderà prima di Natale, e quindi auguro a tutti voi un buon lavoro ai docenti, e con l'augurio e l'auspicio, insomma, che questa seconda tornata, purtroppo, che ci sta venendo addosso, passi quanto prima, perché abbiamo bisogno di serenità, abbiamo bisogno di lavorare e soprattutto di dare un po' di fiducia alle nostre imprese. C'è bisogno di tanta fiducia, e chi come noi, come sistema camerale, che è, direi, la punta del diamante dell'amministrazione pubblica, a fianco alla Regione Veneto, e ringrazio il dottor Marchioro per la collaborazione, per quello che è stato fatto fino adesso e per quello che faremo in futuro, perché abbiamo trovato nella Regione un partner dove si dialoga, si sviluppano le attività che si possono mettere insieme, e non, e ognuno per le proprie competenze, ovviamente, ma in sinergia, perché c'è bisogno di sinergia in questo momento, lo richiedono le nostre imprese. E quindi grazie ancora a tutti voi. Io vi lascio per il lavoro, non la tiro più lunga, spero di essere stato dentro i 5 minuti e magari porterò il saluto alla fine, va bene? Ottimo, bene, grazie. Grazie veramente di cuore, Presidente, assolutamente sì, nei 5 minuti, e quanto più lei vuole stare qui con noi, saremo lieti di ospitarla. Bene, volevo dirvi alcune cose in premessa. La prima è, siamo molti, perché come sapete il corso è a numero chiuso, però gli iscritti sono veramente molti, e soprattutto la scelta che è stata fatta dalle Camere è stata quella di dare la possibilità alla filiera del turismo tutta di iscriversi. Ciò vuol dire che parteciperanno a questo corso hotel, così come agriturismi, così come B&B, ma anche cantine, agenzie di viaggio, guide turistiche, quindi diciamo tutti coloro che a diverso titolo insistono sulla filiera del turismo. Questo lo dico perché di fatto ciò che voi ascolterete, ciò con cui interagirete, e questo è un elemento importante, nel senso che la nostra volontà, anche se diversa dal farlo in presenza, è comunque quello di avere un'interazione con voi, però tutto ciò che voi ascolterete, vedrete, non è dedicato ad un'unica categoria, quindi qualcosa potrebbe essere più vicino a voi, qualcosa un po' meno. Detto questo, penso che in una logica di integrazione proprio della filiera del turismo e di offerta turistica integrata, che è un po' ciò che oggi come oggi è la tendenza, no? nel mercato del turismo, penso che sia utile, e quindi vi esorto, anche se ci fossero delle cose un po' lontane da voi, a prendere tutto ciò che può essere utile per voi e per lavorare con il territorio che vi circonda. Questo è un elemento, diciamo, che volevo puntualizzare, proprio perché saremo diversi, ma l'idea che abbiamo noi come consorzio, ma immagino è anche l'idea delle Camere, visto che in questi mesi l'abbiamo discusso insieme, è che la diversità possa essere ricchezza, e quindi non invece una situazione di conflitto o di confronto. Questo è il primo elemento. Il secondo elemento, molto, molto semplice, è che chiuderemo i microfoni di tutti durante, diciamo così, gli interventi, e vi chiediamo di poi lo vedremo nelle mie slide, insomma, di intervenire attraverso la chat. In più persone sì, assolutamente sì, possono partecipare. Adesso Cristina chiede se possono partecipare più persone della stessa azienda. Ho inserito le mie colleghe, ma non riescono a collegarsi. Strano, perché Marco ha d'occhio la waiting room, quindi assolutamente sì, potete tranquillamente collegarvi. Dicevo, il percorso dell'ora, che ormai sono 45 minuti, sarà questo. Adesso inizierò io con un breve intervento nel quale appunto farò un minimo vi darò una serie di informazioni logistiche, e poi invece andremo a fondo visto il titolo che avevamo messo a questa voce del primo menu. Poi lascerò la parola invece in chiusura del nostro incontro proprio a Stefan Marchioro, che sarà presente con noi non solo
oggi, ma anche in altri appuntamenti, ma oggi in particolare lo abbiamo voluto perché? Perché ci sono dei bandi in scadenza della direzione turismo e quindi giustamente con Stefano abbiamo pensato di darvi queste informazioni, probabilmente ne siete già a conoscenza, avrete già avuto modo di guardare insomma le opportunità, però diciamo Stefano si soffermerà su alcuni bandi in particolare perché possono essere delle opportunità che, come diceva il presidente prima, in una situazione come quella che andiamo a vivere in questo momento, è sicuramente importante per tutte le tipologie di aziende. Per cui abbiamo questo incontro è un po' un puzzle, no? Il primo incontro, ovviamente un momento istituzionale assolutamente necessario, sicuramente un momento invece un po' più tecnico e adesso ci entriamo, e poi un altro momento tecnico però molto specifico proprio sulla parte di finanziamenti. Poi Stefano lo vedrete invece con altri capelli, cioè il suo è sempre lo stesso, nel senso direzione turismo, è responsabile dei progetti territoriali e della governance del turismo, però diciamo, viste le sue competenze, lo abbiamo interpellato per altri ambiti insomma durante il nostro percorso. Bene, quindi se è tutto chiaro, io proverei, Marco, con la seconda sfida della giornata, che è quella di provare a condividere lo schermo. E adesso vediamo se ce la facciamo. Dico Marco perché in questo momento Marco è la persona che sta con me gestendo la parte. Lo vedete il mio schermo? Perfetto. Ok, sì. Perfetto, benissimo. Ok, allora Marco, ti chiedo di chiudere i microfoni di tutti tranne che il mio, se ce la fai, e andiamo, iniziamo. Io mi tengo il mio telefono davanti. Ok, allora, proprio velocemente, che cosa vuole darvi questo corso? Cosa vogliamo che vi portiate a casa? Intanto una conoscenza dei macro cambiamenti della società e dei trend nei consumatori. Questo tema qui non lo tratteremo in un incontro in particolare, ma lo vedrete trattato poi nei diversi incontri a seconda degli argomenti dei quali parleremo. Poi avete visto un menu 4 molto interessante sui segmenti turistici, e lì ovviamente la richiesta è stata quella proprio di soffermarsi su questo, ma riteniamo che per ovviamente gli operatori turistici aver chiaro di che come si stiano sviluppando i segmenti turistici è importante. Poi invece l'altro passaggio e l'altro beneficio che vogliamo darvi, e che anche in questo caso è un beneficio che vale per tutte le categorie, è quella di fare experience design evoluto. Allora, experience design evoluto, sì, vi verranno fornite le slide del corso. Experience design evoluto perché è un elemento sul quale, devo dire, in particolare in questo momento noi di Starting Four ci stiamo soffermando molto, e quindi riteniamo che sia un elemento importante per la filiera del turismo tutta. L'importanza della sostenibilità, i dati che ci vengono forniti dagli osservatori post-Covid o comunque post prima ondata Covid, ci dicono che la sostenibilità è ancora un elemento più importante per i consumatori a 360 gradi, e quindi sicuramente anche per i clienti del turismo, quindi per i turisti. E poi tre elementi fondamentali di impresa: posizionamento, prodotto e offerta e sistema di vendita, che nascono da una riflessione fatta da noi all'interno e con le camere di commercio poi sul fatto che quando succedono situazioni come quella che è successa quest'anno, probabilmente tornare ai fondamentali, tornare all'essenza del fare impresa diventa importante per cambiare probabilmente quello che in questo momento non è più utile, e soprattutto per migliorare ciò che può essere migliorato per la nostra competitività. Quindi tutto questo lo troverete poi nei diversi incontri durante il nostro corso. E vediamo se mi fa andare avanti. E questa è una bella cosa. Vediamo un attimo. Ok.
Il metodo è questo, è un approccio training, quindi noi non siamo abituati, ed è per questo che già online è un po' difficoltoso, perché noi siamo abituati ad interagire molto con le persone quando facciamo formazione, e quindi questo è ciò che vi chiediamo e poi vi dico come fare. E l'altro elemento è quello di darvi abilità pratiche, cioè vi daremo dei consigli utili, degli stimoli, dei suggerimenti, anche con il materiale didattico, per utilizzare ciò che vi diciamo nella vostra azienda. A chi è rivolto? Ve l'ho già detto, quali sono gli strumenti a disposizione? 18 incontri in diretta su Zoom, e sono quelli di cui avete ricevuto il calendario, poi un videocorso di approfondimento sugli elementi di marketing e comunicazione, solo per voi, utilizzabile a conclusione del percorso, per cui poi vi diremo dove potrete trovare i video, come saranno fatti e così via. Coaching online personalizzato per coloro che avranno partecipato alla metà del corso. Allora qui dico, ci sono alcune persone che stanno frequentando il corso come uditori, perché non sono esattamente della filiera del turismo. Li abbiamo comunque, con approvazione delle camere, inseriti come uditori, ed in questo caso ovviamente il coaching online per loro non è opportuno, insomma, nel senso che non sarebbe neanche più di tanto utile. Questo ovviamente è per chi è ammesso a frequentare e quindi fa parte della parte privata, quindi degli operatori turistici di stampo privato. E poi il materiale didattico a supporto, dove appunto ci saranno dei PDF con le slide, ci saranno anche delle guide, delle guide che vi aiuteranno nel fare alcuni passaggi, e ovviamente tutta una serie di siti dove potrete vedere, di link, dove potrete vedere alcuni elementi, alcuni stimoli, alcuni spunti. Il corso lo passo velocemente perché lo conosciamo, comunque ognuno di voi ha avuto il calendario. Vi dico solo le quattro nostre parole chiave, perché ci teniamo, perché saranno poi anche le parole chiave che inseriamo all'interno del nostro corso. Presenza, perché appunto la nostra volontà è quella di accompagnare gli imprenditori in un percorso di miglioramento, e quindi in questo senso la proposta del coaching online è proprio per potervi aiutare e accompagnare meglio. Sistema, come è venuto già fuori, perché non ce l'ho fatta a non parlare di offerta turistica integrata, perché per noi l'idea è la destinazione, l'idea è il percorso di sistema degli operatori nei territori, ed in fondo, parlando con delle camere di commercio, per forza di cose è così. Percorso, perché il nostro è sempre, non è mai un intervento, come si dice, one shot, ma l'idea è sempre quella di fare un percorso insieme, e anche questo sarà un percorso insieme, per raggiungere un impatto, perché è fondamentale per noi che rimanga un impatto ovviamente positivo, sia all'interno dell'azienda, sia all'interno del territorio e della comunità con cui l'azienda si confronta. Quindi queste sono le nostre quattro parole chiave. Noi siamo questi e ci state vedendo, e quindi possiamo iniziare, ok? Il menu 1 ha questo titolo: l'emozione e la sicurezza, due facce della stessa medaglia. E ovviamente perché? Perché partiamo dalla situazione di oggi. La voce che abbiamo oggi, adesso in attualità, è gli strumenti di marketing e di accoglienza per la sicurezza, e quindi vi darò qualche stimolo da questo punto di vista. In chat mi rispondete alle domande se le faccio, o chiarimenti. Potete porre domande in chat alla fine dell'evento, nel senso che dopo l'intervento di Stefan lasceremo comunque 5 minuti per le domande in chat. Quindi vi dico già che probabilmente sforeremo di 5 minuti oggi, ma penso che ci stia tutta, insomma, visto che abbiamo è un momento di inizio, insomma, e quindi questo ci sta tutto. E poi, se non riuscite a fare delle domande qui, la nostra mail info@startinfor.it è a vostra disposizione per fare delle domande, e noi poi vi risponderemo. Ecco. No, scusatemi, sono tornata indietro involontariamente. Ok, allora, avrei potuto farvi un elenco di strumenti tecnologici e di frasi fatte di marketing per parlarvi di quanto sia importante l'accoglienza, e di quanto l'accoglienza e il marketing possano essere utili anche rispetto alla sicurezza
della, diciamo, post-Covid. Però ho preferito dare importanza ad altro. E questa è la frase di inizio. È una frase che io adoro e che mi fa, come posso dire, è proprio l'elemento che io ritengo più importante, non solo per l'impresa del turismo, ma in generale. Le persone non ricordano cosa hai detto, hai fatto, le persone ricordano di come le hai fatte sentire. Ora, in questo momento, in questa situazione, voi l'avete sicuramente sperimentato quest'estate, nell'estate 2020, è ancora più importante. E quindi andiamo a vedere che cosa succede e perché è così importante questa frase. Se noi partiamo da questo assunto, che è accogliere e mettere a proprio agio le persone, amplificare il valore dell'esperienza, superare i limiti infrastrutturali e stupire per fidelizzare e far scatenare il passaparola, capite che sicuramente la tecnologia è un elemento importante per l'accoglienza, soprattutto in questo momento laddove è tecnologia molto spesso uguale sicurezza, no? In una situazione di questo tipo. Ma non basta. E le parole del presidente Pozza mi sono venute in soccorso, nel senso che lui ha detto sì, ok, la tecnologia, ma le relazioni e il rapporto tra le persone è fondamentale, e io sono di quest'idea, noi siamo di quest'idea. E quindi l'elemento è: cosa succede quando un evento ci crea una serie di emozioni? L'evento in quanto tale, qualunque evento ci succede, ci crea uno stato d'animo, e quindi da questo stato d'animo ne derivano delle emozioni. Succede a tutti, per qualunque situazione, positiva o negativa. Queste emozioni portano poi a delle implicazioni che sono condizionamenti dei pensieri e condizionamenti nei comportamenti. Okay? Nel momento in cui noi viviamo un certo tipo di emozione, immediatamente i nostri pensieri ne vengono condizionati, e così i nostri comportamenti. Dopo il Covid, e ci tocca parlare di questo, in particolare ci sono due elementi fondamentali, ovviamente riportati al turismo in questo caso, no? All'esperienza turistica. La prima è la paura della vicinanza, perché ovviamente le persone fanno fatica a stare vicine, non possono stare vicine per legge, ma comunque c'è una sensazione, diciamo così, in questo momento di paura. E poi c'è una maggiore attenzione all'igiene. Questo elemento è estremamente importante. Quindi, dal punto di vista nostro, e qui ovviamente comprende tutti, lo dico perché se stiamo parlando di una cantina, sicuramente far arrivare le persone a fare una visita pone queste questioni. Ovviamente hotel e tutta la parte di ricettività, ovviamente ristorante, ma anche fosse una guida turistica, perché portare in escursione delle persone con questa situazione qua non è banale. E ancora agenzia viaggi, in una doppia visione l'agenzia viaggi. La prima rispetto al viaggio che propongo e quindi a tutto quello che le persone troveranno lì. Seconda, proprio nel contatto, perché se le persone arrivano in agenzia viaggi, dovessero arrivare in agenzia viaggi, anche lì noi avremo una situazione di accoglienza da gestire. È facile sbagliare, quindi, una parola non voluta. Le persone poi sono molto molto più, non so se è capitato anche a voi, ma a me è capitato più di una volta di avere a che fare in questo momento con delle persone molto più irascibili, molto più sensibili, e quindi una parola non voluta, un gesto sgarbato che magari appunto è dettato semplicemente da un movimento sbagliato, eccetera, creano delle emozioni che si amplificano. Esattamente nello stesso modo come invece può succedere anche in positivo. Per cui quello che doveva essere una vacanza e quindi il paradiso si trasforma poi in un inferno. Ovviamente sto facendo dei ragionamenti, come posso dire, macro, no? Però diciamo ragioniamo in questi termini. Peraltro vale sempre nel mondo dell'accoglienza, immagino che la conosciate già, se non la conoscete ve la dico io, 3x33. La regola del 3x33 è praticamente il fatto che ognuno di noi è disponibile, diciamo così, a raccontare un'esperienza positiva ad un certo numero di persone,
ma un'esperienza negativa sicuramente ad un numero molto molto più elevato di persone. E qui scatta, non lo tocchiamo oggi perché è un altro tema, come dire, che apre finestre enormi, la questione poi delle recensioni positive, delle recensioni negative e così via. Tutto questo per dire quindi che c'è bisogno di una grande attenzione. Ok, vado veloce su questi elementi che fanno un po' lo scenario del 2020. Comportamenti dei clienti che cambiano rispetto ad impatti economici e ad impatti personali ed emozionali. Minore capacità di spesa, minore disponibilità di tempo, necessità di generare reddito e quindi risparmio e quindi anche una ridefinizione delle priorità. Impatti personali ed emozionali, perché sicuramente c'è una grande voglia di socialità, ma dall'altra parte c'è prudenza e paura, c'è una voglia di ricominciare, ma c'è anche una vulnerabilità, una necessità di rassicurazione, c'è anche una scala di valori differente. Ognuno di noi, ovviamente, se noi pensiamo anche alla slide che abbiamo scorso prima e alla slide e a questa slide, e ci mettiamo il cappello di turista, cioè facciamo finta di essere noi turisti, o meglio, probabilmente qualcuno di noi è stato turista quest'estate o sarà turista quest'inverno, anche noi abbiamo delle mutazioni, quindi le mutazioni sono in ognuno di noi. Intanto una nuova idea di sicurezza. Cosa vuol dire essere sicuri oggi post-Covid, anzi durante il Covid, perché come stiamo vedendo, voglio dire, ci siamo dentro pieno, non è che è finita. Probabilmente una ridefinizione delle precondizioni di viaggio e dei vari servizi. Peraltro questo elemento cambierà e probabilmente saremo testimoni noi durante il percorso e noi faremo attenzione a questo, nel come cambierà poi durante il percorso che faremo fino al 10 di dicembre anche questa ridefinizione, no, delle precondizioni del viaggio. Una nuova idea di spazio e di distanze, non a caso la montagna ha avuto la meglio in questo 2020, diventando poi però una meta affollata, no? Perché abbiamo visto tutti poi le file sulle Dolomiti, nei luoghi più conosciuti. Una diversa sensibilità alla densità, quindi qualcosa che ci andava bene prima, adesso non ci va più, e la ricerca di esperienze probabilmente più vicine, più di prossimità. Molte persone non si sono mosse dalla loro regione, o comunque sono andate in regioni vicine per paura di non poter tornare a casa o della quarantena e così via. E l'altro elemento che poi un po' sul quale lavoreremo in un altro incontro sempre con me è sul vogliamo esperienze trasformanti o esperienze rassicuranti oggi in questo 2020 durante il Covid e probabilmente anche quantomeno nei primi mesi del 2021. Questi sono un po' di riflessioni sulle quali dobbiamo tenere presente nella logica di lavorare proprio sull'accoglienza. Allora, abbiamo provato a fare un customer journey dell'accoglienza, cioè cosa succede nei quattro punti, nei quattro touch point che abbiamo immaginato e come possiamo intervenire sia dal punto di vista relazionale che dal punto di vista della sicurezza oggi in questa situazione. Partiamo da elementi sostanziali due, appunto tecnologia e relazioni, che vanno di pari passo. Quindi non possiamo abbandonare completamente la parte relazionale, ma dall'altra parte dobbiamo fare uno sforzo per la tecnologia. E in questo senso dico la digitalizzazione delle imprese del turismo in questo momento è molto importante. Quindi poniamo attenzione a questo, poniamo attenzione agli incentivi e ai finanziamenti che ci aiutano a fare questo. Contatto preacquisto. Nel contatto preacquisto è il primo momento nel quale noi abbiamo il contatto con il nostro cliente turista. Vi prego, qui veramente nelle diverse sfere del vostro business di porvi questa attenzione. È valido per chi appunto prenota una camera, ma è valido per chi prenota un'escursione, è valido per chi prenota una visita in cantina o compra del vino, è valido per chi vuole andare a prenotarsi un viaggio o sta prenotando un viaggio.
Elemento primario, rispondi con sicurezza e gentilezza alle sue richieste. Se una volta potevamo permetterci di far passare 24 ore alla risposta ad una mail, sapete che questo oggi non è possibile. Le Olta, quindi Booking.com, Expedia, eccetera, ci insegnano molto, Amazon ci insegna molto, che vogliamo o no, sono diventati dei player importantissimi anche nell'ambito dell'accoglienza, nel senso che ci fanno capire cosa vuol dire avere un rapporto con il cliente. Altro elemento importante è quello di fare domande utili per capire chi è e cosa vuole. Anche questo può essere scontato per qualcuno di voi, per altri non lo è. La questione qual è? Che magari una volta non ci ponevamo tanto il problema di chi era il nostro cliente, su questo poi lavoreremo in maniera molto importante e molto approfondita in ben due incontri. Ma al di là di questo, la questione è: mi arriva una richiesta, vado a capire chi è e che cosa vuole, perché? Perché mi interessa dargli il meglio in questo momento, ma soprattutto, terzo punto, rassicurarlo sui temi di attualità. Allora, se io sono in grado di capire chi ho di fronte, se è una persona paurosa piuttosto che invece una persona che vive la cosa in maniera abbastanza neutra, se è una persona che ha famiglia piuttosto che invece una coppia in viaggio di nozze, se è una questione d'affari piuttosto che invece un incentive, comincerò a capire anche come rispondere sui temi di attualità, cioè sull'igienizzazione, sul distanziamento, sull'organizzazione che io e così via. Perché questi sono elementi sui quali non possiamo rischiare. Altro elemento che deriva poi dal primo, cioè dal rispondere con gentilezza e sicurezza alle sue richieste, è anche quello di anticipare le obiezioni. Ci possono essere delle obiezioni dovute, per esempio, ad una situazione non conosciuta, dovute a delle esperienze pregresse fatte da questa persona, oppure ad una paura che è dovuta alla situazione di oggi. Allora, la questione è: anticipiamole queste obiezioni, scriviamo subito che cosa non ci può essere, oppure che cosa noi veramente non diamo. Ci sono stati dei casi di hotel, ci sono stati dei casi di bed and breakfast o di appartamenti in questa estate 2020 che hanno scritto chiaramente: se tu cerchi questo, non siamo per te. Ok, poi magari questi elementi nei prossimi giorni, nelle prossimi incontri, anche per esempio in quello di giovedì con Claudio e quello di martedì prossimo ancora con Claudio, li vedrete anche. Ci sono questi elementi qui, quindi andiamo ad anticipare quelle che possono essere le obiezioni del cliente, perché in questo modo lo rassicuriamo. Altro elemento: di rendere visibili tutte le informazioni utili e necessarie. E rendere visibili tutte le informazioni utili e necessarie vuol dire nel sito, con le newsletter, nella mail, dare la specifica di questo. Mi sento di fare un esempio in questo caso, perché è una cosa che mi è piaciuta, mi è saltata all'occhio. Ho guardato qualcuno dei corsisti per capire un po' chi eravate, proprio nella logica dell'accoglienza, e mi è saltato all'occhio il sito dell'Hermitage, dell'hotel Hermitage Terme di Abano Terme, e ho apprezzato molto la modalità con la quale loro hanno comunicato la sicurezza e diciamo tutte le azioni di igienizzazione, insomma tutto ciò che ha a che fare con la sicurezza nei confronti del Covid. E non sto dicendo che sia l'unico modo, sto dicendo che quello è un bel modo, un modo che rassicura, un modo immediato per farlo capire al cliente, e quindi questo elemento è importante perché il cliente sa già che cosa si trova di fronte. Una volta che abbiamo venduto il nostro soggiorno, che abbiamo venduto la camera, che abbiamo venduto l'escursione, insomma tutto quello che abbiamo la possibilità di vendere, è necessario mantenere la relazione. Non possiamo dimenticarci del cliente fin quando arriva da noi, soprattutto oggi.
Io dico soprattutto oggi perché penso che veramente sia cambiato in questo senso e si sia ulteriormente evoluto il tipo di rapporto che noi dobbiamo avere con il nostro cliente in questo momento, in questa situazione qui. Avere una persona che si è fidato di noi e ha comprato qualcosa da noi è tanta roba. E quindi è necessario coccolarlo, dove per coccolarlo vuol dire far sentire la nostra presenza. Egoisticamente, perché voi sapete che la comunicazione è anche un atto egoistico, semplicemente per essere più tranquilli e più sicuri di lui quando arriverà da noi. Perché in questo scambio non è solo che noi diamo qualcosa a lui e quindi lui, diciamo così, è più tranquillo, più sereno e così via, ma dall'altra parte noi acquisiamo informazioni estremamente importanti e quindi ovviamente un aiuto per poi trattarlo meglio quando sarà da noi. Quindi usare le domande aperte per saperne di più, perché il nostro obiettivo è quello di rendere il suo soggiorno, la sua escursione, la sua vacanza un paradiso. Quindi utilizziamo domande aperte ci portino a capire esattamente che cosa gli piacerebbe. Altro elemento, siamo disponibili a rimanere in contatto facilmente con lui. WhatsApp oggi, WhatsApp Business, ci permette tante cose, tante azioni. Messenger di Facebook altrettanto. Se avete un CRM con qualche chatbot collegata, sapete bene di che cosa sto parlando. Quindi ci sono una serie di strumenti tecnologici oggi necessari per mantenere il contatto immediato. La mail non basta più. Una volta bastava la mail, oggi la mail non basta, il contatto deve essere più immediato. Possiamo alimentare la sua attenzione, la sua curiosità con delle pillole che anticipano ciò che lui vedrà. Questo serve per rassicurarlo, per fargli capire che quello che lo aspetta è una cosa bella e quindi anche nella sua vita quotidiana, che magari è fatta anche un po' di paure, di quarantena dei bambini all'asilo, di tamponi, eccetera, però diciamo così c'è questa situazione, questa vacanza. E poi anticipare le soluzioni che noi abbiamo trovato per favorire il distanziamento fisico. E questo è un elemento importante perché in questo modo diciamo abbiamo sempre presente questa situazione. E qui la domanda può essere, ed effettivamente lo è, posso o non posso dire quello che faccio, cioè è giusto o non è giusto? Secondo me dipende dal tipo di cliente che avete. Sicuramente paga l'essere trasparenti. All'arrivo è il momento clou ed è il momento in cui una parte della promessa viene soddisfatta. Esattamente come? Intanto possiamo utilizzare la tecnologia per semplificare le procedure, ovvero fare il web check-in e il web check-out. Oggi ci sono sempre più hotel e anche bed and breakfast che lo fanno. Possiamo creare delle opportunità di prenotazione, di pagamento online, delle escursioni, delle visite, delle degustazioni. Possiamo far vedere le informazioni sul tablet senza dare qualcosa di fisico e così via. E l'assistente virtuale, la famosa chatbot, l'assistente virtuale che può essere veramente di aiuto anche nelle fasi proprio di check-in e di check-out. Altro elemento è l'ambiente nel quale ci troviamo, nel senso che possiamo migliorare proprio, e non solo con la sanificazione, ma proprio con gli elementi di arredo, con la naturalità, l'ambiente nel quale noi ci troviamo. Unica cosa, attenzione a non toccare il nostro cliente. Quindi ho messo semplicemente delle situazioni nelle quali possiamo trovarci e che possiamo in maniera molto semplice organizzare. L'orario per la colazione, scegliere la prima colazione, la sera prima. Sono sicura che chi c'è oggi collegato, degli hotel eccetera, lo abbiano già studiato e magari hanno studiato cose anche più interessanti. Pagare online, fare compilare le liberatorie anti-Covid prima dell'escursione. Insomma, trovare tutti degli elementi molto concreti ma molto semplici per noi. Si tratta solo di entrare nella mentalità, perché non sono cose così complicate e neanche così costose. La questione è un approccio diverso di
mentalità per aiutare il nostro cliente. Quindi vedete che tecnologia e relazione vanno sempre insieme, assolutamente. Il quarto touch point dell'accoglienza è il follow up. E anche questo è un elemento importante proprio per migliorare la nostra accoglienza da una parte e dall'altra per mantenere la relazione con il cliente. Io mi auguro che tutti voi chiedano un feedback, che siate una guida turistica, che siate un'agenzia di viaggio, che siate un hotel, il feedback sull'esperienza oggi è fondamentale. Potete farlo online tranquillamente, sia dal vostro CRM, sia semplicemente utilizzando Google Moduli, per esempio, una cosa veramente molto semplice, alla quale i clienti, soprattutto se date un regalino, che può essere uno sconto, può essere un buono, può essere qualunque cosa, sono molto disponibili a fare. Potete usare il momento di saluto per chiedere come è andata, quindi a conclusione dell'esperienza, e lo dico perché molto spesso siamo noi che ci facciamo molte remore, ma per i clienti questa cosa non è, potete chiedere esplicitamente una testimonianza o una recensione, lo dico per esperienza, perché lo abbiamo fatto anche noi, all'inizio non lo facevamo, ma adesso lo facciamo, qualcuno ci dice di sì, qualcuno ci dice di no, non c'è problema, non succede nulla, però è sempre un peccato non chiederlo, perché invece molto spesso viene visto come un elemento di attenzione da parte dei clienti. Questi sono i quattro touch point dell'accoglienza. Io avevo poi inserito una serie di elementi che riguardano proprio lo stato d'animo, l'ascolto e le abilità linguistiche. Perché? Perché la nostra accoglienza nella parte di relazione, ma anche nella tecnologia, perché anche se usate la tecnologia ci sono sempre delle frasi da scrivere, ci sono delle mail da mandare, e quindi come noi scriviamo questo, come noi ci poniamo nei confronti dei clienti è sempre estremamente importante. Ricordatevi la prima frase. Volevo soffermarmi solo su questo, poi lascio la parola a Stefan perché siamo già in dirittura d'arrivo, che è un tema che, vabbè, Stefan sarà anche stufo di vedere, ma diciamo così, è un elemento che noi riteniamo estremamente importante ed è sia nella parte di presenza, sia invece nella parte, diciamo così, anche tecnologica. La presenza ti permette di ascoltare con gli occhi, con le orecchie e anche con tutto te stesso. È fondamentale oggi, perché il terrorismo comunicativo che c'è in questo momento, non sto banalizzando la situazione, attenzione, non voglio dire che si sta esagerando, sto dicendo però che quello che viene comunicato è molto forte ed ha come output la paura. Dall'altra parte noi invece siamo in una situazione di attenzione al cliente per fargli vivere qualcosa di bello. E allora se noi lo ascoltiamo e poi con le nostre parole modifichiamo il suo approccio da pauroso invece a curioso, per esempio, o da pauroso a sicuro, questa cosa può essere invece modificata in maniera molto molto positiva. Per cui diamo molta importanza alla parte di ascolto. Ecco, vi lascio poi in questo slide, in questo PDF, alcuni esempi. L'Hermitage Terme ve l'ho già raccontato, il Suave Hotel è un altro esempio interessante di protocollo di sicurezza Covid che potete trovare. E invece una cosa bellissima che mi è piaciuta molto è la landing page fatta dal comune di Cervia quest'estate, per raccontare cosa sarebbe stata la vacanza a Cervia, dove appunto si dava rassicurazione ai turisti sulla vacanza in maniera molto, molto, come posso dire, simpatica e anche molto tranquilla, ecco, senza scrivere cose che avrebbero potuto creare magari in angoscia e così via. Troverete poi anche sul nostro blog qualcosa che ci può essere, che vi può essere utile rispetto all'accoglienza.
Bene, io in questo momento lascerei la parola a Stefan, faccio stop share perché così vi rivedo tutti e lascerei la parola a Stefan per il suo intervento e poi magari ci prendiamo 5 minuti alla fine per un po' di domande. Bene, buon pomeriggio di nuovo anche da parte mia. Ho condiviso subito lo schermo, spero che si veda, in modo da ridurre al minimo i tempi, anche se mi sarebbe piaciuto interagire con le cose molto interessanti che ha raccontato Maria Paola, ma spero ci sarà l'occasione appunto nei prossimi appuntamenti di approfondire, soprattutto anche il tema di come riprogettare il nostro futuro. Oggi io mi colloco invece in una situazione che affronta l'emergenza, pur con uno sguardo rivolto al medio-lungo periodo. Ricordo solo che, diciamo, le cose che vado a presentarvi questa sera sono riferite alle sole iniziative dell'assessorato al turismo, che però non esaurisce l'intervento, diciamo, della Regione Veneto a sostegno delle imprese turistiche e non colpite duramente dall'emergenza Covid. Penso ad esempio agli interventi per l'agevolazione al credito, o penso anche al bando Ripartiamo del Fondo Sociale Europeo che anticipa alcune riflessioni. Va detto anche che la regione del Veneto, diciamo, è tra le regioni virtuose che nella programmazione 2014-2020 aveva utilizzato tutte le risorse, dei fondi europei. Anzi, per quanto concerne il turismo, siamo andati in overbooking perché avevamo un stanziamento di 40 milioni di euro, ne abbiamo impegnati a sostegno di quasi 500 progetti, circa 50 milioni. E quindi, in ottica post-Covid, in realtà ci siamo trovati un po' più svantaggiati rispetto a regioni che invece non avevano utilizzato fino ad allora i fondi europei. Quindi, per quanto concerne la nostra direzione, avevamo a disposizione 15 milioni di euro per affrontare l'emergenza. Allora abbiamo fatto una scelta di carattere strategico molto pensata e diciamo e meditata e non a cuor leggero perché sapevamo che avremmo scontentato comunque qualcuno e quindi abbiamo proiettato una parte importante delle risorse in azioni di sistema. Poi invece solo due azioni in termini di ristoro vero e proprio post-Covid e diciamo un'azione a sostegno di una categoria, quelle delle agenzie di viaggio, fortemente colpita. Non che le altre non lo siano, ma diciamo che loro hanno avuto un lockdown più serio degli altri perché erano tra le attività che anche volendo non avrebbero potuto esercitare. Bene, allora il primo bando, diciamo in ottica post-Covid, è un bando per il sostegno alle imprese ricettive, quelle della legge regionale, quindi quelle della legge 11, per l'adeguamento ai protocolli e alle misure di sicurezza, appunto, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. Quindi abbiamo ammesso le spese già sostenute dal 1º marzo 2020 o che saranno sostenute entro la conclusione di questo progetto. Questo bando prevede uno stanziamento di 3 milioni di euro, che non è tanto, non è poco, e quindi necessitava, come dire, di un criterio di selezione, perché la platea evidentemente del ricettivo in Veneto è molto più ampia, così ancora più ampia è quella delle imprese della filiera turistica in generale. Quindi abbiamo optato per un criterio di preselezione e infatti dal 13 di ottobre fino al 27 di ottobre, quindi è già aperta, può essere presentata una manifestazione di interesse. Una manifestazione di interesse molto semplice perché nella fase di manifestazione di interesse va solo inserito il codice fiscale dell'impresa, il codice fiscale del titolare e l'ammontare della spesa che si prevede di sostenere nei limiti previsti dal bando. Il bando consente l'ammissibilità quindi di spese per un importo da 5.000 a un massimo di 20.000 euro,
con un contributo in de minimis e in regime de minimis, quindi nel limite degli aiuti di Stato consentiti nel triennio, che ricordo è di 200.000 euro per impresa, quindi un contributo in de minimis del 70%. Quindi chiaramente se uno presenta il massimo di spesa ammissibile viene ritenuto ammesso 20.000, il contributo sarà di 14.000. Per selezionare l'impresa, appunto, questa manifestazione di interesse. Abbiamo usato l'unico rapporto di indicatori che ci pareva plausibile per non penalizzare qualcuno. Se avessimo scelto il fatturato, le imprese potevano anche afferire a redditi diversi da quelli tipiche delle strutture ricettive, quindi abbiamo escluso in questo caso il riferimento al fatturato dell'anno precedente. E invece abbiamo preso in considerazione il rapporto tra addetti dell'impresa e i posti letto. Questo rapporto, come dire, ci darà, come dire, il numero di imprese eleggibili e che potranno effettivamente presentare domanda. Quindi dopo la manifestazione di interesse, che si chiude il 27 ottobre, verrà stilata una graduatoria provvisoria che legittima solo alla presentazione delle domande di contributo vero e proprio. Questa graduatoria ragionevolmente potrà essere da circa, diciamo, 200-350 imprese, dipende l'importo che viene richiesto, non c'è un N determinato, un numero determinato, perché dipende appunto dalla richiesta delle imprese stesse fino all'esaurimento dei fondi delle spese ammissibili, con una riserva di imprese che possono comunque presentare domanda. La domanda vera e propria potrà essere presentata poi per le imprese che rientreranno in questa graduatoria provvisoria dal 18 di novembre al 16 di dicembre. Per che tipo di interventi? Per interventi, diciamo, di acquisto, installazione di macchinari e dotazioni, oppure fornitura di servizi relativi a sanificazione degli impianti, quindi bagni chimici, distanziatori, dotazioni, presidi medico-sanitari, materiali di igienizzazione. Ecco, in questo caso si fa eccezione alle regole tipicamente dei bandi europei che richiedono stabilità delle operazioni e quindi normalmente escludono materiali, diciamo, a consumo. In questo caso ovviamente li abbiamo ammessi. Ecco, questo è il primo bando. Il secondo bando è il gemello. Non so se adesso vedete la seconda scheda, magari datemi conferma. Il secondo bando invece è un voucher per il digitale, per incentivare le imprese, ancora una volta in questo caso ricettive, ad andare verso la, diciamo, una maggior digitalizzazione. E di conseguenza, come dire, anche in questo caso l'importo è di 3 milioni di euro. Anche in questo caso c'è una prenotazione del contributo, una manifestazione di interesse che ha aperto oggi e che chiuderà il 3 di novembre. Nelle schede che ho mandato a Maria Paola e ai colleghi sono disponibili i link, diciamo, ai bandi e quindi anche alle manifestazioni di interesse. Anche qui la graduatoria con lo stesso metodo. Qui l'importo di spese ammissibili è di minimo 2.000 euro, massimo di 6.000 euro. Chi sarà ammesso alla dalla manifestazione di interesse, dalla graduatoria, alla presentazione di domanda di contributo, potrà poi presentare domanda dal 25 di novembre al 23 di dicembre. Quali sono le spese ammissibili? Questo voucher è componibile. È componibile, significa sostanzialmente che possono essere sommate diverse tipologie di intervento con alcuni tetti. Allora, fino a 3.500 euro per interventi innovativi, ad esempio nell'acquisizione di hardware e software per videoconferenze o sistemi di smart working, internet delle cose, cloud computing, cyber security, intelligenza artificiale, eccetera. O anche, diciamo, soluzioni per pagamenti digitali o comunque adeguamenti, soluzioni tecnologiche per migliorare i processi aziendali. Fino a 1.000 euro per interventi volti a favorire la connettività a banda ultralarga, fino a 3.500 euro per l'aggiornamento del sito web della struttura ricettiva alle principali lingue degli ospiti della destinazione e o
all'accessibilità per i diversamente abili, per l'abbattimento delle barriere architettoniche e informatiche, tema che diverrà sempre più attuale anche perché in prospettiva diventerà obbligatorio. E poi abbiamo introdotto una cosa che può apparire un po' forzata, ma che in realtà è un aiuto vero e proprio alle imprese, perché abbiamo previsto un software obbligatorio, diverso per alberghi e villaggi turistici rispetto alle strutture ricettive complementari. Per alberghi e villaggi turistici abbiamo reso obbligatorio, con importo da 600 a 1000 euro, un software di misurazione della performance della struttura ricettiva, quindi il REVPAR, l'Every Daily Rate, quindi o il tasso di occupazione dei posti letto delle camere, però è in benchmark in confronto con strutture ricettive della stessa destinazione. Per il complementare invece il software obbligatorio è un software che gli salva la vita, che gli aiuta la vita, perché diciamo consente, una volta acquisito, ce ne sono 3-4 nel mercato che fanno questa funzione, di inviare con un unico data entry diciamo i dati su gli alloggiati sia all'Istat, al SIRT, quindi per la statistica turistica, sia alloggiati web per la questura, sia al comune per l'imposta di soggiorno. In questo senso semplificando ciò che la pubblica amministrazione ha reso complesso. È un software che quindi diciamo il mercato ha predisposto per dare risposta alla complicazione che a volte le imprese del complementare, quindi B&B o tutte le strutture ricettive complementari classificate, si trovano ad affrontare. E poi 500 euro, sempre nel componibile del voucher di massimo 6.000 euro, per assistenza tecnica o per l'uso del DMS, Destination Management System regionale, o per l'uso appunto dei due software obbligatori. Ma vengo alla terza azione di sistema, perché invece siamo quasi in chiusura del vostro appuntamento, è quella a cui tengo molto, perché è rivolta ad aggregazioni di imprese, quindi a ATI, ATS, consorzi, reti di imprese nella forma di rete contratto o rete soggetto. È una seconda edizione di un bando che qualcuno di voi conosce già, per la promozione, questa volta non solo sui mercati internazionali, ma pariteticamente nazionali o internazionali, a favore di aggregazioni di imprese di almeno 15 imprese, con due possibili filoni di intervento. Il sostegno è o a favore di aggregazioni fortemente rappresentative della destinazione, quasi con una regia, un coordinamento della destinazione, dell'organizzazione di destinazione di riferimento, e in questo caso allora alla OGD, all'organizzazione di destinazione, chiediamo di esprimere un solo partenariato per una sola aggregazione di imprese, oppure l'altro filone di intervento è a favore di aggregazioni, in questo caso trasversali a più destinazioni, per la promozione di prodotti turistici di valenza regionale, con particolare riferimento a un segmento particolarmente colpito dalla, diciamo, l'emergenza Covid, che è la meeting industry, cioè il congressuale, oppure verso filoni, come dire, invece, che si rivolgono al turismo del domani o già dell'oggi, cioè post-Covid, e quindi un turismo legato all'aria aperta, quindi il cycling, la bicicletta, il turismo slow and green, quindi il turismo lento, il turismo che connetta, quindi prodotti turistici che connettano la filiera turistica con quella culturale delle imprese culturali creative, penso al turismo musicale, al turismo dei luoghi letterari, al turismo dei luoghi del cinema, eccetera, e che connetta tutto questo con uno o più siti UNESCO della nostra regione. Qui la vera novità è l'importo, diciamo, del contributo, o meglio, la percentuale di contributo, perché per la parte in regime de minimis il contributo regionale sarà dell'80%, e solo per il regime di esenzione, che però riguarda solo le fiere, tema poco gettonato in periodo Covid, allora lì non possiamo superare il 50%, ma questo per regolamento europeo. Quindi il vero valore aggiunto è un contributo all'80% in regime de minimis per progetti che vanno da 200.000 a 750.000 euro,
quindi capite bene, è un contributo importante. Noi diamo anche un suggerimento in questo senso per le aggregazioni composte da imprese che abbiano già beneficiato ampiamente del de minimis, di contributi regionali o pubblici. Ad esempio suggeriamo l'idea di costituirsi in rete soggetto e quindi è il nuovo soggetto che assorbe come dire, il regime de minimis e quindi la contribuzione pubblica. Ecco, io sono andato rapidissimo, spero di essere stato nei termini, però rimango a disposizione se servissero chiarimenti. È chiaro che l'accento va sui due bandi in scadenza immediata, mentre quello di sistema apre il 5 di novembre e per le aggregazioni che si costituiscono c'è tempo fino a quasi fine febbraio. Poi avete a disposizione le schede, quindi possono essere da subito condivise. Grazie Stefano, veramente grazie. Mi sembrano tre bandi importanti. No, devo aggiungere una cosa importante, sì. Scusami. Vai. Nella strategia avevo annunciato il tema delle agenzie di viaggio, che è un bando molto atteso, perché, ripeto, una delle categorie fortemente colpite. È l'unico bando che abbiamo scelto di fare con contributo a fondo perduto. Non siamo ancora usciti perché attendavamo la nuova giunta e attendavamo il rientro dei fondi necessari per poterlo emanare, e però è questione di settimane, mi scuso per non averlo menzionato prima. Ottimo, penso che per alcuni dei nostri corsisti sia importante, perché anche le agenzie di viaggio sono ben rappresentate in questo percorso, e quindi penso che possa essere veramente utile, così come gli altri tre che ci hai dato. Quindi diciamo che sei venuto un po' anche sulla parte, perlomeno per ciò che riguarda le attività, le strutture ricettive, anche sul tema appunto dell'accoglienza e della sicurezza, con la digitalizzazione, con l'igienizzazione, con tutti i sistemi, diciamo, che aiutano a rendere più sicure le strutture, sicuramente importante per le imprese del Veneto partecipare. Bene, allora noi diciamo abbiamo concluso quasi, nel senso che volevo capire se, ok, c'è una domanda per te Stefan, te la faccio così come viene. Queste misure, anche quella per le reti di impresa, è ad esclusiva partecipazione per le aziende legge regionale 11, quindi esclusi agriturismi anche in rete? Allora, qui devo precisare, perché le aggregazioni danno la possibilità anche a tipologie non della filiera turistica in senso stretto di aggregarsi, però diciamo gli agriturismo quindi possono aderire all'aggregazione, però non contribuiscono a costituire il numero minimo di 15 e non concorrono alla valorizzazione dei posti letto. E se sono agriturismo e quindi con la voce agriturismo possono anche fare spesa, mentre le aziende agricole in senso stretto così come possono partecipare ma non possono fare spesa. Ok, perfetto. Mi pare molto chiaro, dopodiché penso che Stefano sia a disposizione esatto, per qualunque ulteriore specifica. Allora, troverete le schede dei bandi e anche le nostre slide in una repository, vi manderemo poi già domani o alla fine della settimana, vediamo se raggruppiamo tutti insieme il menu e poi vi mandiamo alla fine della settimana un link dove poi vi troverete tutte le slide. Ok, e per gli altri bandi gli agriturismi non possono partecipare? Non per questo fondo, perché noi non gestiamo i fondi del PSR, quindi quelle, diciamo, di agriturismo non rientrano nelle strutture ricettive della legge 11, quindi per quei due bandi purtroppo no. Ok. Ecco, purtroppo non rientrano nelle aziende della legge 11, della legge regionale 11. Bisognerà arrivare a un superamento di questa barriera, noi lo sollecitiamo da sempre, ci sono punti di vista diversi. Certo,
Certo, ma insomma nel turismo del futuro, come hai detto bene tu, è possibile che ci sia anche una integrazione in questo senso, è probabile. Ok, vediamo se c'è ancora qualche domanda prima di salutarci. Se non ce ne sono altre, come vi dicevo, potete comunque, se vi vengono in mente, magari ripensando all'incontro anche stasera o domani, potete mandarle a info@startinfor.it. Ok, grazie Silvia. Bene, allora io vi saluto, noi vi salutiamo tutti insieme e vi ringraziamo. E non so se sono ancora presenti con noi Valentina, Mirko e se qualcuno di loro ha piacere di dare un saluto o comunque di specificare qualcosa, o il presidente che aveva detto che forse ci sarebbe stato anche in chiusura, perché così io lascio, diciamo, la slide del prossimo incontro, ma se qualcuno di voi ha piacere di intervenire. Grazie Maria Paola, non vedo più il presidente, io vi ringrazio tutti, mi fa piacere aver assistito a questo primo incontro e vorrei esserci anche ai prossimi. E ricordo a tutti i partecipanti che noi siamo a disposizione sia in presenza che da remoto insieme a tutti i colleghi delle Camere di Commercio, quindi ovviamente ci fossero idee, spunti, scrivete a noi come anche a Maria Paola e a tutti i colleghi di Starting For. Grazie e buon pomeriggio. Grazie Valentina, grazie mille. Prendiamo nota di quello che dice Elisa Furlan, perché così controlliamo dal punto di vista tecnico che ci sia, che sia tutto ok. E vi ringrazio, intanto ci vediamo giovedì 22 ottobre dalle 16 alle 17 per la seconda voce del menù 1. Grazie Stefano ancora e grazie arrivederci a voi, buon lavoro. Grazie, grazie.